va ora in onda Cada Tango es una historia, ovvero Storie di Tango, un programma di Raimondo Balboni. Buongiorno cari amici di Tango Passion Radio, benvenuti alla puntata 34 di Cada Tango es una historia. Questa settimana parliamo di NP, che significa no placé, non piazzato. Il titolo allude ad un cavallo che durante una corsa arriva al traguardo nelle retrovie dopo il quinto o sesto posto, a seconda della quantità dei cavalli che corrono. Insomma, diciamo così, un cavallo non vincente. Poco tempo fa, a proposito di amarras, gli ormeggi, abbiamo notato come nel tango si trovino continuamente conferme di fatto che si tratta di arte genuinamente popolare. Uno degli elementi che tradiscono l'origine e l'ispirazione popolare del tango è il linguaggio ed il gergo usato nei testi. In amarras, chi raccontava la propria storia era un ex marinaio che riusciva a parlare della propria vita come se si trattasse di una navigazione. In questo brano, chi ci racconta la storia è un appassionato giocatore di corse di cavalli, anzi appassionato di cavalli, e il racconto è infarcito di linguaggio gergale del mondo dei giocatori, e le molte analogie e similitudini presenti, alcune piuttosto pesanti con doppi sensi molto marcati, sono mutuate dal mondo di chi scommetteva pesantemente sui cavalli o viveva la propria vita lavorando con i cavalli. Questo dei cavalli era uno dei temi più popolari e seguiti a Buenos Aires fino almeno agli anni 50. In città esistevano vari impianti per le corse di cavalli che venivano molto seguite. Ad esempio, per dirne una, nel 1876 le cronache raccontano che per l'inaugurazione dell'ippodromo Palermo, dato che parteciparono circa 10.000 spettatori, i mezzi di trasporto dell'intera città di Buenos Aires non furono sufficienti a trasportare tutti gli spettatori all'inaugurazione, costringendo molti di essi a percorrere a piedi la strada fino all'ippodromo. NP è stato composto nel 1950, verso la fine del periodo chiamato Decada d'Oro, proprio quando il rock and roll iniziava a far capolino sulla scena sudamericana, dove in seguito avrebbe spopolato, specie tra le giovani generazioni. Il genere era cambiato notevolmente rispetto al momento del boom di fine anni 30. I cantanti avevano assunto importanza da solisti e conquistato spazi esecutivi che inizialmente non sognavano neanche di poter avere. A fine anni 30, infatti, a malapena cantavano mezza strofa ed un ritornello. Ora, ad inizio anni 50, iniziavano sempre più spesso a cantare le due strofe intere oltre al ritornello, addirittura ripetuto in alcuni casi. Inoltre, possiamo aggiungere che prima c'era, che ne so, l'orchestra di Tanturi con la voce di Casticcio. Dopo il 44, c'era Alberto Casticcio e la sua orchestra. Orchestra di supporto in cui lui era protagonista e non più una specie di strumento aggiuntivo. Insomma, tutta questa storia per dire che il tango stava cambiando e che dopo il 50 noteremo nei testi una certa standardizzazione e anche una tendenza all'esagerazione e alla cristallizzazione dei temi toccati. In questo brano NP il protagonista ci racconta di come, avendo notato questa ragazza che era abbastanza sfortunata, ne rimase in qualche modo commosso e colpito e se la prese. Nel testo parla di un cavallo, quindi nel testo se la comprò, nonostante non fosse la migliore. Nonostante le infinite cure prestatele, la ragazza però non fece mai il salto di qualità che il narratore si aspettava grazie alle sue cure. E dopo che lui l'abbandonò al proprio destino, la tapina continuò sempre peggio la propria strada verso il basso ed il degrado. Nonostante ciò, la tenerezza ispirata da quell'essere indifeso che da solo si perde lo commuove a tal punto che lui continua sempre a pensarla. E chissà,
forse cosa darebbe per averla di nuovo. Letteralmente però il protagonista ci racconta la propria vita legata ad una cavalla, per lui fatale come può esserlo solo una donna fatale. Il testo è pieno di doppi sensi, anche abbastanza grevi. La gente diceva: quella perde perché chi la monta non vale niente. Oppure: ora corri in mezzo alle piazze, non ti importa chi ti monta né per quale scuderia corri. Anche questa settimana la traduzione recitata ve la risparmio. Il testo non è esattamente bellissimo dal punto di vista poetico, tecnicamente, anche se alla fine trasmette quel senso di malinconia per la sconfitta di una vita vissuta per qualcosa che si è rivelato forse non meritevole di tante attenzioni. Chi segue sulla Visual Radio oppure guarderà la puntata su YouTube troverà il testo originale traduzione a fronte durante l'esecuzione. Vi lascio quindi all'ascolto della versione incisa nel 1951 da Troilo con la voce di Beron, che preferisco all'altra altrettanto famosa di D'Arienzo con Ciague, molto bella anche quella comunque, poiché la voce vellutata di Beron esprime meglio quel senso di malinconia, di poteva essere e non è stato, di cui parlavo poco fa. Detto questo, vi saluto. Vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra storia, sempre su Tango Passion Radio. Ciao! Mirando tu performance del hipogoroba platense, nunca el marcador llegase, siempre fuiste no platense. Se le sentó en la largada, la fecharon en el foro, eso gritó la gilada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tu pata, te compré una manta nueva y hasta polis en el box, relojeándote la fronte, la partida palo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Anoté en una ordinaria, entraste medio prendida, dijeron que es por la monta o es bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde y la no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, no tenés la manta aquella, no te preocupa la cancha, el estudio ni el cuidador, pero si algún día de esto te vuelvo a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor. Avete ascoltato Cada Tango es una Historia, ovvero Storie di Tango, un programma di Raimondo Balboni.